Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, bentornati in un nuovo video e benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Io oggi sono veramente, veramente, e dico veramente, contentissima di girare questo video perché finalmente posso utilizzare tutte le cosine che ho scelto sul sito di Joom, con cui ho già collaborato in passato e mi ci sono trovata benissimo. È un'applicazione che potete scaricare sul telefono e potete ordinare, fare ordini come tantissimi, tantissimi siti che conosciamo, insomma. Ma senza perderci in chiacchiere, non vedo l'ora di farvi vedere tutto quello che ho scelto e quindi, se siete curiose come me, mi raccomando, state sintonizzate dopo la sigla. Eccomi finalmente tornata con un nuovo video, io sono super super contenta. In realtà questo video avrei voluto che lo girasse con me Orazio, però purtroppo lui stamattina al lavoro, io entro più tardi, non avremmo potuto registrare il video e avendo delle scadenze comunque questo volevo farlo uscire e soprattutto volevo iniziare ad utilizzare anche queste cose qua, non è che vi posso aspettare eccetera. Sicuramente video con Orazio ne vedrete prossimamente degli altri, ne sono sicura di questo, però oggi sono qui da sola perché vi voglio far vedere tutte le cosine che ho scelto sul sito di Joom e non vedo l'ora di poterle mettere in giro per casa e utilizzarle. Come vi ho detto, Joom, potete scaricare un'applicazione come tantissimi siti che ci sono online, insomma, potete scaricare l'applicazione e fare degli ordini. Ovviamente giù in info box vi lascio tutti i link relativi ai prodotti che sto per mostrarvi e soprattutto il codice sconto che Joom mi ha regalato per voi, quindi mi raccomando approfittatene e soprattutto continuate a seguirmi prossimamente perché vedremo all'opera questi prodotti. Ragazze, non ve lo sto nemmeno a dire, sono contentissima. Sicuramente due di queste le vedremo all'opera nel corso dei prossimi giorni. Vi faccio vedere come si organizzano eccetera e quindi continuate a seguirmi, mi raccomando. Ma prima di iniziare il video e vedere e spacchettare tutte queste cosine che ho scelto, mi raccomando, se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi e attivate anche la campanellina così sarete sempre avvisati dei nuovi video che usciranno. Altra cosa che vi ricordo sempre di seguirmi sui social, in particolar modo su Instagram, ve lo chiedo sempre, mi trovate come orsottopotto88 e su TikTok ogni tanto ne pubblico uno, mi trovate come Alessandra Makeup and Nails. Io vi lascio scritto tutto qua e giù in info box comunque trovate tutti quanti i riferimenti. Io direi che intanto ringrazio tantissimo Joom per avermi dato la possibilità di testare qualcuno dei suoi prodotti per la casa. Ho scelto tutto per la casa questa volta qui, ho scelto 1, 2, 3, 4, 5 prodotti per la casa e direi di iniziare subito con il primo. Sono arrivati in più spedizioni, quindi non una sola spedizione unica ma in più pacchetti. Allora, ho già tolto le cose dai sacchetti, ne ho lasciato solo uno, comunque arrivano tutti in queste buste qui di plastica. Allora, la prima cosina che ho scelto è una cosa che secondo me è super utile, non ce l'avevo, però non vedo l'ora di utilizzarla. Ho scelto una teglia, aspettate che adesso non voglio, c'è anche la vite, ok, spero di non aver perso nulla. Ho scelto una padellina praticamente così, con quattro divisori. Questo qua soprattutto l'ho presa per utilizzarla sia per fare i pancake sia per fare le uova, quelle a occhio di bue, quindi per dividerle, ma soprattutto per i pancake. E ovviamente qui abbiamo la nostra come si dice, la nostra vite, il nostro manico, tra l'altro un manico super super bello, sembra gommato, e la nostra praticamente padellina è così. Devo ancora mettere la vite, eh? Molto carina, tra l'altro in pietra, mi piace tantissimo perché non è liscia, quindi comunque io le utilizzo tutte così un po' in pietra, mi piacciono tantissimo. Non vedo l'ora di provare a cucinare i pancake e le uova, quindi state sintonizzate che magari vi faccio vedere come faccio qualcosa, insomma. Quindi la prima cosina che ho scelto è questa e veramente non vedo l'ora di utilizzarla. Poi, altra cosina che secondo me è super utile. Ora, ho visto questo prodotto praticamente in tantissimi, tantissimi video TikTok per quanto riguarda
queste ragazze cinesi che quando tornano a casa hanno tutte le cose, la casa tecnologica appunto, e hanno un sacco di accessori che effettivamente sono super utili, e mi pare che due di questi, anche altri due siano, in realtà anche gli altri sono visti su TikTok, però vabbè, in ogni caso ho voluto prendere questo prodotto qui, che sicuramente lo avrete già visto da qualche parte, sicuro, che si mette appunto nella frutta e nella verdura, quindi all'interno dell'acqua, per andare a disinfettare frutta e verdura. Ora, io non so se effettivamente funzioni oppure no, però questa cosina qua dovrebbe funzionare, io credo. Sì, è un purificatore per frutta e verdura. Io avevo già un purificatore per il frigo e devo dirvi che quello lì funziona benissimo. Allora, abbiamo la nostra basetta per poterlo tenere su, quindi abbiamo la nostra base di ricarica, e poi abbiamo, che tra l'altro pesa un botto, abbiamo il nostro aggeggio. Abbiamo il nostro aggeggio, che è questo qua, che io sto amando e non vedevo l'ora di averlo. Cioè, io guardavo i video di queste ragazze cinesi con gli occhi a cuoricino, cioè tutto quanto automatico, elettrico, non lo so, mi piace un sacco, e tra l'altro organizzano la casa in maniera spettacolare. Quindi questo qui è da mettere appunto nell'acqua, voi lo accendete, vedete, lo avete già acceso, ora non so se vedrete la luce blu, si è attivata una luce blu e dovrebbe funzionare in questo modo, quindi basterà solamente accendere il pulsante e mettere all'interno dell'acqua e andrà a purificare frutta e verdura, e io sono super contenta di averlo ricevuto. Ovviamente qui avete la vostra basetta di ricarica, eccolo qua, molto molto carino, super super utile secondo me, non vedo l'ora di usarlo. Poi le due cose più belle ve le lascio all'ultimo. Allora, non che questa non lo sia, e quelle che vi ho fatto vedere finora no. Allora, ho scelto un bidoncino, quindi una pattumiera molto piccolina, che io vorrei mettere o dalla postazione trucco o in bagno, devo decidere un attimo. Ho preso una pattumiera di quelle automatiche. Allora, plastichina, cavetto di ricarica, che è questo, quindi potete andarlo a ricaricare tranquillamente, e noi qui abbiamo la nostra piccola pattumiera. Ora, ve l'ho detto, devo decidere ancora se metterla in bagno o metterla nella postazione trucco per terra, non lo so, ci devo ancora pensare. La cosa fighissima di questa pattumiera è che è automatica, quindi vi basterà azionarla, quindi accenderla, direi, passare la mano sopra, ecco, e si apre la spazzatura. È stupenda, ragazze, cioè bellissima, e poi si richiude da sola perché io non ho toccato nessun tasto. Se non volete passare le mani e il dito sopra, vabbè, come in questo caso ho fatto io, in realtà vi faccio vedere che potete schiacciare direttamente un tastino per aprirla e per chiuderla, lo stesso tastino, cioè non è fighissima, cioè bellissima, vedete, passate un dito qui sopra e l'andate a richiudere, molto molto carina. Adesso si richiuderà sicuramente, eccola, e ve l'ho detto, non vedo l'ora di poterla iniziare ad utilizzare. È arrivata un po' stortina, meno male che ho messo il coperchio sopra e quindi si è ristabilita, perché era un po' tutta schiacciata, però ha ripreso di nuovo la sua forma, quindi sono contenta. Si continua ad aprirsi, mi fa piacere. La spegniamo. Ora si chiuderà, ok. Ok, l'ho spenta. Molto molto carina, mi piace tantissimo e sono estremamente contenta di averla presa, insomma. Poi il pezzo forte ve lo lascio alla fine, perché è veramente un pezzo forte. Allora, altra scatola. Eccola qua, sono arrivate tutte nelle loro confezioni originali, eh. Allora, scatolina, plastichina, che la rimuoviamo. Ho preso, aspettate che mi sposto, oggi ho voluto cambiare un po' postazione senza, ok, eccolo qua. Allora, ho preso un porta cereali, io in realtà l'ho preso per i legumi, quindi per mettere all'interno ceci, lenticchie, fagioli, orzo, farro, couscous, riso, per mettere quelli all'interno, di modo che io lo vado a mettere direttamente nel bomiletto che ho in cucina e lo posso tranquillamente utilizzare. Allora, la particolarità è che questo è una cosa che gira,
quindi potete andare a girarlo. Qui avete una sorta di contenitore appunto dove uscirà il prodotto, perché tutte le volte voi ovviamente da sopra andate a riempire con i vostri preferiti, quindi con le cosine che volete andare a riempire, e poi andate semplicemente a schiacciare il tasto, vedete, di apertura. Ok, fatto così non riesco a schiacciarvelo bene, ecco, così sì. Avete il vostro tastino di apertura e scenderanno i prodotti all'interno della ciotolina, quindi poi basterà che voi andate ad aprire e a prendervi la vostra porzione. Non vedo l'ora di lavarlo e di poterlo utilizzare. Ora devo decidere se metterlo effettivamente fuori, quindi sul piano della cucina, però mi occuperebbe troppo spazio perché è ingombrante, quindi sicuramente io questo qua lo andrò a tenere proprio all'interno della credenza, all'interno del mobile della, della cucina, e vado a togliere i barattoli di Ikea. Avevo comprato una fracassata di barattoli di Ikea, non mi piacciono più quei barattoli, zero, cioè sono nuovi, completamente nuovi, quindi li laverò sicuramente, poi vediamo, perché non mi piacciono più. Ho deciso di cambiare i barattoli e di prenderne altri diversi, e quindi sono veramente veramente stanca di quelli lì, non li voglio più. E quindi io quando ho visto questo ho detto no, vabbè, è quello che fa per me. Ovviamente non è che ci stanno 8 kg di riso, 8 kg di cose, però comunque avere questo per il riso, il couscous, che sono le cose che io utilizzo di più adesso in questo periodo, anche che è un po' più estivo, magari couscous, riso basmati, farro, orzo per fare delle insalate di pasta, di riso, eccetera. Quindi queste qui sono le cose che utilizzo di più. Ovviamente potete andare ad inserire all'interno quello che più vi piace, quello che più volete, anche nocciole, tutta la frutta secca, come volete, potete decidere di mettere qualsiasi cosa, e io non vedo l'ora di iniziare ad utilizzarlo, di lavare tutto e di iniziare ad utilizzarlo. La cosa figa appunto che potete girare, ovviamente ora non vedrete bene, però gira, vedete che gira tantissimo, quindi potete scegliere il vostro pezzo preferito da poter tirare giù, insomma. Quindi questo è veramente, ragazze, bellissimo. Ma ancora più bella, ancora più bella, un altro pacco, che è questo che ho scelto. E ho scelto un porta make up, una sorta di beauty portatile che potete però utilizzare anche su un piano. Ho scelto un beauty rigido, si chiama dressing case. Sì, potete andare ad inserire quello che volete, in realtà. Allora, aspettate che vi faccio vedere. Ok, ho avuto tutte le scatole. Allora, ho scelto questo fantastico beauty, questo fantastico contenitore, per andare ad inserire la skincare in bagno. Ora, avevo un contenitore di Vimini, avevo una sorta di cestino in Vimini con tutti i prodotti, solamente che mi dà noia che siano all'aperto, quindi schizzi di acqua, capelli, quando magari mi pettino finiscono dei capelli sopra, ma proprio mi dà fastidio, una cosa che non tollero. E quindi ho voluto prendere questo. Questo qui appunto è un beauty rigido che voi potete appunto utilizzare sia per portarvelo in viaggio, sia per lasciarlo appunto su un piano. Ero indecisa sinceramente se metterlo nella postazione, quella make up che ho in camera, oppure se metterlo effettivamente in bagno. Ora ci penso un attimo, sicuramente mi sa che però andrò a sostituire i prodotti che ho in bagno. In ogni caso qui abbiamo, aspettate che vi tolgo la plastichina per farvelo vedere al meglio, tanto comunque poi semmai vi faccio vedere come lo organizzo e come lo riempio, insomma. Questo è il contenitore, quindi avete il coperchio, è trasparente, però comunque può tenere al chiuso i vostri prodotti, quindi qua potete andare ad inserire i vostri prodotti, e soprattutto sulla parte sotto
oltre che ad avere questi piedini meravigliosi, ha questi due cassettini. Ok, uno più dritto e uno un pochino più a conchetta, molto molto carini. Io infatti questo qua proprio l'avevo pensato per il bagno, in realtà c'era anche verde che era molto simile al mio bagno, soltanto che ho detto no vabbè, gli altri accessori ce li ho comunque bianchi e ho deciso di prenderlo bianco. Ma ragazze, ditemi che cosa non è questo beauty, è bellissimo. Qui avete ovviamente la maniglia per poterlo anche trasportare, vedete, perché in questo modo non potete neanche aprirlo. Ma se voi sganciate e tirate giù, potete aprire tranquillamente il vostro coperchio. Cioè no, vabbè, io questo lo amo, lo adoro, come adoro tutte le cose che ho scelto questa volta. Sono veramente bellissime. L'ultima volta che ho collaborato con Joom ho scelto prodotti di skincare coreane, mi ci sono comunque trovata benissimo. Quindi, i pacchi sono arrivati estremamente veloci, devo dirvi la verità, non ho pagato dogana, non si paga dogana, e i pacchi, ve l'ho detto, arrivano magari con un ordine grande che fate, magari anche in più fasi, quindi infatti ho visto che mi avevano diviso tre ordini, in tre volte, quindi mi hanno spedito questo grande, poi gli altri erano comunque messi insieme, quindi sono arrivati in tre volte, sono estremamente contenta. Quindi niente ragazze, spero che il video vi sia piaciuto e vi abbia tenuto compagnia e soprattutto vi abbia dato qualche spunto per poter organizzare al meglio la vostra casa. Sono contentissima, io non vedo l'ora di iniziare a metterci mani. Fatemi sapere qual è il vostro pezzo preferito. Sicuramente il mio pezzo preferito è in assoluto questo, questo è veramente la chicca pazzesca, quindi fatemelo sapere mi raccomando con un commentino qui sotto. Noi ragazze ci vediamo prossimamente con nuovi video, io ringrazio ancora tantissimo Joom per avermi dato questa fantastica opportunità. Noi ragazze ci vediamo prossimamente, vi mando tanti super mega bacioni e ci vediamo alla prossima, ciao!